Beh, oggi siamo qui perché diciamo che registriamo un momento di grande impennata delle aggressioni al personale, problemi grossi di sicurezza e quindi stiamo tentando di sottoscrivere un protocollo con le istituzioni affinché possiamo dare più tutele ai lavoratori, questo principalmente per tutto il personale in front line, ma queste tutele poi si riversano senza ombra di dubbio anche sulla cittadinanza, perché più sicurezza percepita e realmente poi consolidata senza ombra di dubbio trasmette sia ai lavoratori, ai nostri lavoratori, che ai cittadini comunque un senso di sicurezza maggiore. Gli impegni che ci siamo presi oggi sono quasi abbastanza, voglio dire, avanti, quasi in via di definizione. Riteniamo che i tempi siano molto, molto vicini, insomma, alla concretizzazione di un protocollo importante sulla sicurezza che possa dare, come dire, ai lavoratori quella certezza in più che quando si va al lavoro c'è una tutela comunque delle istituzioni che porti vantaggio per chi lavora e chi, insomma, dei mezzi pubblici ne fa l'uso quotidiano.